Buongiorno a tutti, grazie per la presenza e la partecipazione, grazie ai relatori per la loro disponibilità. Oggi facciamo questo seminario, questa mattinata di studio sul dissesto idrogeologico. Cioè, come sapete, è un argomento che se ne parla da diversi anni in Italia, per le cause poi i relatori illustreranno. Brevemente voglio... Io adesso passo la parola al Presidente Prevede per i saluti di rito e buon lavoro. Buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione. Ringrazio il tavolo dei relatori, l'Avvocato Sorvillo, l'ingegnere Sicca dell'Autorità di Bacino, l'ingegnere Colabi e gli arrivanti geologi Guadagno e Del Pizzo. Lascio la parola all'Avvocato Sorvillo, l'ingegnere Sicca, che vi parlerà un po' dell'Autorità di Bacino. Grazie di nuovo. Grazie Presidente, un ringraziamento all'Ordine dei Geologi. Un ringraziamento all'Ordine dei Geometri e il mio compiacimento anche all'organizzatore Vincenzo Della Vecchia, che ha pianificato questo incontro formativo e informativo sul dissesto idrogeologico, una tematica che viene più che altro rispolverata solo a seguito di eventi meteorici avversi, disastri naturali. Recentemente abbiamo fatto un incontro in tutta Italia presso le varie sedi universitarie di alcuni ordini di ingegneri per commemorare i 50 anni dell'alluvione dell'Arno. E pochi giorni dopo questo evento commemorativo abbiamo trovato sulle immagini sia dei giornali ma anche in telegiornali, in tempo che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'Arno che sta quasi per straripare nuovamente. Quindi, come vedete, la problematica del dissesto idrogeologico è una problematica veramente quotidiana, non più eccezionale come si poteva immaginare una volta. Ed è proprio partendo da quell'alluvione di 50 anni fa dell'Arno che una commissione di Valli, istituita all'epoca per cercare di capire i meccanismi che entrano in gioco e le modalità per risolvere la questione, per la prima volta individuò una definizione di difesa del suolo. Ed è una definizione che oggi, contrariamente a quando uno si pensa o immagina, non viene tenuta assolutamente in considerazione. Se pensiamo che oggi si finanziano tantissime opere e si programmano tantissime opere per la mitigazione del rischio idrogeologico e si arriva poi a dare preferenza a quell'opera che consente la riduzione più alta del valore esposto, andiamo completamente in controtendenza a questa definizione data all'epoca dalla commissione De Marchi. De Marchi che cosa diceva? Diceva che per difesa suolo bisogna intendere ogni attività di conservazione dinamica del suolo. Ecco, questo aggettivo dinamica, poi lo riprenderemo. Considerato nella sua continua evoluzione, quindi un suolo che non è statico, è in continua evoluzione, per cause di natura fisica, ma anche antropica. Ed è la difesa suolo anche ogni attività di preservazione e di salvaguardia del suolo. Ora, preservarla da che cosa? Dall'aggressione delle acque meteoriche. Fondamentalmente questa era la definizione della Commissione De Marchi. La Commissione De Marchi aveva tenuto volontariamente fuori da questo discorso della difesa suolo tutti i fenomeni franosi gravitativi, in quanto all'epoca i fenomeni franosi gravitativi venivano trattati proprio dal Ministero dei Lavori Pubblici mediante cosiddette opere di sostegno, che all'epoca venivano basate su calcoli statici di natura deterministica, per cui una volta verificato
da un punto di vista progettuale, che un muro, una paratia, era in grado di mantenere una scarpata, quella scarpata diventava stabile al 100%. Questo discorso col tempo è caduto e oggi annoveriamo anche tra i fenomeni di dissesto e quindi annoveriamo tra i fenomeni che occorre tenere in considerazione per la difesa del suolo anche questi fenomeni di vasta scala franosa. Quindi abbiamo, col passare del tempo, allargato la cerchia di quelle che sono le attività specifiche della difesa del suolo, ma al tempo stesso abbiamo dimenticato l'aggettivo usato dalla Commissione De Marchi, dinamica, attività dinamica. Ora, fondamentale è nella cultura della difesa suolo immaginare che si interviene non per eliminare il rischio, ma per mitigarlo. Ma mitigazione che cosa vuol dire in realtà? Non vuol dire ridurre il numero di persone esposte, vuol dire sostanzialmente ridurre la possibilità che queste persone siano esposte al rischio. Purtroppo, oggi, se lo Stato vuole finanziare un intervento e vuole aprire un mutuo con la Banca Europea degli Investimenti ad anticipazione, è costretto a dare a questa banca degli indicatori di risultato. E tra gli indicatori di risultato che c'è il numero di persone che non moriranno più, oppure il numero di infrastrutture che non verranno più interessate dall'evento. Ci rendiamo quindi conto che dopo 50 anni dei lavori della Commissione De Marchi, dopo tanta esperienza accumulata anche da noi che lavoriamo nelle autorità di bacino, purtroppo c'è ancora un concetto sbagliato dell'efficacia negli interventi. Cioè gli interventi sono reputati efficaci qualora, e questo è impossibile, consentono di salvaguardare le vite umane. Ora, è un po' come il terremoto. Il terremoto ovviamente provoca dei danni. Noi potremmo anche progettare le strutture in maniera antisismica, ma se avviene una scossa di notevolissime dimensioni, potrebbe crollare anche di tutto, anche se è fatto a norma. Che vuol dire quindi questo? Vuol dire che possiamo mitigare gli effetti disastrosi di un sisma non perché salvaguardiamo la vita umana, ma esclusivamente perché riduciamo la possibilità che ci possano essere delle perdite. Quindi si tratta sempre di un discorso probabilistico. Possiamo quindi concludere questa mia piccola prefazione dicendo che la difesa del suolo contro ogni probabile, possibile evento idrogeologico esce decisamente dal campo delle umane possibilità. È difficile da accettare. Probabilmente in questa fase in cui per ogni evento che provoca un decesso si avvia un'inchiesta, comincia a diventare piuttosto difficile dimostrare che in realtà un'azione di difesa del suolo, anche ben congegnata, poteva essere eventualmente fatta meglio per salvaguardare quella vita umana. Ora, ci troviamo però di fronte noi che cosa? Un territorio che è stato per tantissimi anni dal dopoguerra oggetto di uno sviluppo asistemico. A differenza delle culture nordiche europee, dove c'è proprio la necessità di tenere conto degli altri, in qualunque tipo di ragionamento, dal banale ragionamento sociale anche a quello urbanistico, nella cultura nostra mediterranea, tipica del Mediterraneo, a cui appartengono tutti i bacini italiani, c'è invece una cultura del realizzare a prescindere.
dal contesto. E questo che cosa ha comportato? Uno sviluppo disordinato del nostro territorio. Ora, noi siamo in una fase in cui fortunatamente, non dovendo utilizzare più il legno come materiale di costruzione, abbiamo consentito il ripopolamento di boschi che fino al, diciamo, al 700 e 800 erano quasi del tutto scomparsi in Italia, creando in quel periodo là i più numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico. Siamo fortunati in questo, ma sfortunati in un altro senso, perché la nostra, il nostro delirio di onnipotenza a volte che cosa ha comportato? Ha comportato di pensare di voler dominare le acque occupando e recuperando dei suoli che originariamente appartenevano alle acque, e quindi le piane alluvionali sono state bonificate inizialmente per una destinazione d'uso più ragionevole quale quella agricola, ma poi successivamente per una destinazione d'uso molto diversa, molto più esposta, quale quella urbanistica. Il periodo fascista è il periodo in cui si è avuto, diciamo, un rifiorire di attività edilizie proprio in zone alluvionali, che venivano anche manifestamente propagandate, perché erano il simbolo, diciamo, di una civiltà che progrediva e che cominciava ad avere il dominio sulla natura, con la conseguenza che poi che quei corsi d'acqua che venivano poi sempre più imbrigliati venivano anche utilizzati da questi centri urbanizzati costruiti intorno ad essi per far confluire gli scarichi. E allora è successo che questi corsi d'acqua diventavano nauseabondi, insalubri, e sono stati anche tombinati, ricoperti. E molti centri abitati oggi hanno dei corsi d'acqua, la nostra stessa città hanno dei corsi d'acqua completamente nascosti, che viaggiano sotto le strade, sotto le abitazioni, sotto le fondamenta di alcune abitazioni, e nessuno sa nulla, né si accorge di nulla. E questi sono i classici corsi d'acqua che oggi vanno in sofferenza, perché all'epoca furono chiusi senza un corretto dimensionamento della sezione idraulica, perché all'epoca interessava solamente evitare che si potessero diffondere epidemie. E oggi vediamo che agli imbocchi di questi canali sotterranei si raduna di tutto, perché sono essi stessi incapaci di far convogliare le acque provenienti da monte o provenienti da aree che poi si sono piano piano impermeabilizzate, quindi riducendo la capacità del suolo di assorbire le acque. Queste acque meteoriche arrivano sempre più in maniera prepotente all'imbucco di questi canali, e quindi creano quelle che sono poi le tragedie di Adrano. Un altro aspetto è legato proprio al, a come si è pensato di gestire la problematica del rischio idrogeologico e alla problematica complessiva della difesa suolo, di cui poi vi parlerà l'avvocato Sorbino. E io qui vi accenno solo ad alcuni aspetti sporchi. La stessa Commissione De Marchi all'epoca aveva ipotizzato come soluzione quella di fare una gestione integrata di un bacino idrografico. Che significa questo? Significa che il territorio, qualunque territorio, al di là delle suddivisioni amministrative, deve essere gestito per portare a compimento con la maggiore efficacia possibile la difesa del suolo mediante la suddivisione in ambiti territoriali diversi da quelli che sono i confini amministrativi, e che sono praticamente i bacini idrografici, i bacini di, sui quali cade l'acqua e poi questa si convoglia direttamente e arriva al mare. Quindi tutta quella superficie che fa arrivare l'acqua direttamente al mare in un punto focale viene chiamato bacino idrografico, e la gestione deve essere svolta esclusivamente per ambiti di bacino idrografico. Bene, l'Italia però, per come è conformata geologicamente, l'Italia è un territorio geologico molto giovane, è composta da una miriade di bacini idrografici,
dalle dimensioni di poche unità di chilometri quadri fino a migliaia di chilometri quadri. E allora si è inizialmente fatta un ragionamento di suddivisione del territorio italiano in grandi bacini idrografici di rilievo nazionale che travalicano anche attualmente i confini non solo provinciali ma anche regionali, il Po, l'Arno, l'Adige, per avvicinarci a noi il Tevere, il Volturno, il Sele. Per esempio Avellino si trova nel bacino del Volturno. Ora, questo ragionamento ha così indotto il legislatore ad individuare questi organismi ad unità di bacino, a cui però invece di dare, diciamo, un compito importante di gestione integrata dell'intero bacino idrografico, gli ha dato un compito limitato anche da quelle che erano le esigenze delle nascenti regioni, che erano appena nate e che volevano più competenze, di gestire solo gli aspetti quantitativi della risorsa idrica. Ma voi penso che sia piuttosto naturale pensare: ma se io gestisco quantitativamente la risorsa idrica a scala di bacino, perché non farla anche da un punto di vista qualitativo? Se un'industria mi scarica del liquame o dei reflui a monte, io questi reflui me li ritrovo a valle, perché non devo gestire anche questa problematica a scala di bacino idrografico? Noi per esempio abbiamo in Campania l'autorità di bacino Campania Sud, che assorbe l'interregionale Sele, il bacino interregionale Sele, che ha un 30% del suo territorio in Basilicata, e molti nuclei industriali della Basilicata sversano le acque in alcuni torrenti, il Melandro e il Bianco, che poi alimentano il Tanagro che è in Campania. Allora, come si può ipotizzare una gestione corretta e integrata di un bacino idrografico quando ci sono ancora queste suddivisioni? Allora, che cosa è intervenuto? È intervenuta la nuova direttiva europea, la 2060, che ha indotto tutti gli Stati membri, compresa l'Italia, ad adottare delle misure per nazionalizzare il servizio di gestione integrata dei bacini idrografici, creando le cosiddette autorità di distretto verso le quali oramai ci stiamo orientando, anche se in maniera molto sofferta, eventualmente poi me ne potrà parlare l'avvocato Sordino, anche perché c'è un consolidato sistema articolato di autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, che è difficile adesso, diciamo, riorganizzare, anche perché la norma nazionale prevede il costo zero per la pubblica amministrazione. E su questo poi mi voglio soffermare brevemente e poi chiudo il mio intervento. Che significa costo zero nella difesa suolo? Ora, noi qui ci troviamo in un collegio di colleghi geometri che in realtà costituiscono, a mio modesto avviso, nell'ambito anche della difesa del suolo, una risorsa importantissima. Se teniamo in considerazione che oggi la difesa suolo non può essere fatta a prescindere dai sistemi informativi territoriali, e i sistemi informativi territoriali, o GIS, sono oramai l'alter ego dei programmi di calcolo automatico, anche di disegno assistito dal calcolatore, e consentono una gestione territoriale dei dati di cui non si può fare a meno nell'ambito della pianificazione di bacino. Succede purtroppo che negli enti come i nostri, la priorità del bacino, sta venendo sempre meno la figura del geometra, che è di supporto a chi deve prendere una decisione. Perché? Perché manca colui che gestisce i sistemi informativi territoriali. Nella nostra autorità di bacino, per esempio, abbiamo due figure di cui una sta andando in pensione. Nell'altra autorità di bacino regionale abbiamo perso tutte le figure che prima lavoravano al servizio informativo territoriale. Ci troviamo quindi di fronte a una situazione in cui le autorità di bacino avrebbero bisogno di nuovo personale, però c'è un problema. In primis, la legge ormai non consente quasi più di assumere personale, specialmente quello tecnico. In secondis, c'è un altro aspetto fondamentale che sta emergendo negli ultimi anni. Oggi un laureato in materie tecniche o un diplomato in materie tecniche non è invogliato assolutamente dalla normativa a entrare nella pubblica amministrazione. Perché? Perché sono stati eliminati tutti gli incentivi per studi specialistici,
Che cosa significa? Che dal 2014 chi lavora in un'autorità di bacino e vuole fare un piano, uno studio, ciò per cui nascono le autorità di bacino, lo può fare, ma a titolo gratuito, prendendosi tutte le responsabilità anche in merito alla salvaguardia delle vite umane. Per cui se si devono fare degli esami, delle analisi, una volta queste venivano incentivate col 30% dell'importo da commissionare all'esterno e quindi c'era una sorta di equilibrio tra quello che si poteva fare internamente e quello che poteva essere commissionato all'esterno, in modo da ridurre quanto più possibilmente le spese per la pubblica amministrazione. Questo adesso non avviene più. Abbiamo notevoli forti difficoltà interne a proseguire le nostre attività di studio e di pianificazione e di aggiornamento, perché sono attività che non sono ordinarie, diciamo la verità, si aggiorna un piano una volta ogni 4-5 anni, però la norma le vuole far comparire come ordinarie. E i tecnici che lavorano nelle autorità di bacino non sono inquadrati con un contratto di tecnologo, che è un contratto specifico che consente a quella persona anche di fare attività specialistiche perché gli vengono retribuite quelle attività specialistiche, ma viene inquadrato come semplice amministratore. Ne consegue adesso che con la riforma che si sta approvando le autorità di bacino regionali e interregionali scompariranno, le autorità di bacino nazionali verranno preservate, allargheranno il loro comprensorio e non diventeranno più degli enti tecnici come sono state fino adesso, perché la norma, leggendola diciamo tra le righe, dice chiaramente che le competenze tecniche specifiche di studio, di pianificazione, di programmazione le farà l'ISPRA, questo istituto che è subentrato all'ANPA, l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. E quindi che cosa succederà? Che queste strutture che erano nate con lo scopo di concentrare amministrazione e competenza tecnica in un unico ente, saranno sempre più orientate a comportarsi come un ente amministrativo generico che fa generica amministrazione supportata poi da queste strutture di rilievo nazionale come l'ISPRA. Ora, ci rendiamo quindi conto che invece di avere uno sviluppo c'è stata un'involuzione e invece di utilizzare l'Europa come sprono per poter adeguarci a quelli che sono sistemi ormai standardizzati in tutta Europa, in Italia, dove la difesa solo è stata forse antesignana in tutta Europa rispetto a tutta Europa, proprio perché l'Italia è il paese geologicamente più giovane, quello più diciamo ancora attivo, in Italia invece si sta verificando una situazione un po' opposta, cioè in Italia stiamo pian piano ritornando ad un sistema che non funziona più. Allora ecco perché chi lavora nel nostro settore, anche l'avvocato Sordino, si spende quotidianamente non solo per cercare di trovare un modo per risolvere, per trovarsi sempre sul pezzo ogni volta che ci sono le problematiche, anche se la norma ci dà sempre meno spazio, ma cercare anche di sensibilizzare chi fa le leggi, chi fa le norme, i regolamenti, affinché non si perdano di vista alcune peculiarità che altrimenti si rischierebbe poi di dimenticare e poi di far ritornare a un medioevo normativo, un medioevo amministrativo e di gestione del dissesto idrogeologico che io e penso anche lui non ci auguriamo a fare. Io vi ringrazio per l'attenzione. Passo la parola all'avvocato Sorbino che vi esprime, vi darà un quadro molto più ampio di tutto il sistema della difesa civile. Ringrazio gli organizzatori, in particolare il geometra Vincenzo Della Vecchia, il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Avellino, Gennaro Prevete, per avermi invitato in questa
importante attività di formazione, come tutte le attività di formazione e di aggiornamento, nella qualità di segretario generale, denominato così, ma è l'organo monocratico di direzione dell'autorità di bacino della Campania centrale, autorità di bacino regionale, che è una delle autorità di bacino che operano sul territorio della Campania ed anche della provincia di Avellino. Qualche anno fa la Regione Campania, nel 2011-2012, ha opportunamente riorganizzato e accorpato le autorità di bacino regionali e interregionali, che erano di più, per cui oggi sul territorio noi abbiamo la Campania centrale, che è il frutto dell'accorpamento dell'ex autorità di bacino del Sarno con quella nord-occidentale della Campania, che ha competenza territoriale su alcuni pezzi della provincia di Avellino, in particolare l'Alto Sarno, cioè il Solofrano Montorese e il Vallo Lauro Baianese, e l'altra autorità di bacino che ho diretto per molti anni è quella oggi accorpata in Campania Sud, che è l'ex destra sede Salerno Costa Amalfitana, sinistra sede Cilento, interregionale sede Sele Tanagro, che è un sistema fluviale interregionale prevalentemente campano con una componente della Basilicata. E questi sono i bacini regionali ed interregionali di competenza della regione. Poi opera l'autorità di bacino nazionale, che ha più o meno la stessa organizzazione, ma che è viceversa una emanazione del Ministero dell'Ambiente, in origine del Ministero dei Lavori Pubblici, che era quello competente alla difesa del suolo, e che sovraintende al governo idrografico dei bacini nazionali dell'Irica Rigani e del Volturno, che è un bacino nazionale di cui poi fanno parte i sottobacini del Calore, quindi, e del Sabato, quindi anche della città di Avellino e di una larga parte della provincia di Avellino. E le autorità di bacino, che oggi sono alle soglie, come ha anticipato l'ingegnere Singa, di un riordino distrettuale, se esso diventerà effettivamente operativo, cosa sulla quale c'è sempre qualche dubbio, perché partono queste riforme di riorganizzazione che poi talvolta, diciamo, si fermano nella fase attuativa, secondo la quale riforma statale, in attuazione di direttive comunitarie, gli attuali bacini idrografici sarebbero superati configurandosi la dimensione ancora più ampia del distretto idrografico, quindi sarebbero soppresse tutte le autorità di bacino regionali, interregionali e nazionali per costituire delle autorità di distretto sostanzialmente di emanazione statale, con una ricentralizzazione delle funzioni di difesa del suolo e pianificazione di bacino. E il discorso diventa particolarmente problematico per l'Italia meridionale, perché le sette regioni Italia meridionale sarebbero comprese in un'unica autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, che dovrebbe farsi carico della gestione di un reticolo idrografico, qual è quello delle regioni meridionali, caratterizzato da una serie di piccoli bacini regionali o in qualche caso interregionali, come il Sele, come l'Ofanto e come pochi altri, perché poi il nostro paese ha una conformazione di reticolo idrografico molto diversificata e asimmetrica, quindi mentre ci sono nel centro nord i grandi bacini, a partire da quello padano, quello dell'Arno, del Tevere, dell'Adige, che per certi versi ricalcano la realtà idrografica dell'Europa centro-settentrionale, le regioni mediterranee sono invece caratterizzate da un reticolo idrografico molto più capillare, di bacini per lo più di piccole dimensioni, ma non per questo meno pericolosi, come insegna il catalogo delle catastrofi e la storia degli eventi alluvionali. Si pensi ad esempio alla estrema delicatezza e criticità dei bacini minori della costiera amalfitana, che periodicamente hanno dato luogo, diciamo, a eventi calamitosi anche luttuosi, da ultimo al comune di Adrani nel settembre del 2010.
le autorità di bacino, diciamo, che oggi starebbero per cessare, quindi diciamo sembrerebbe quasi un discorso di corto respiro, sono organismi tecnico operativi, se vogliamo, abbastanza poco noti rispetto all'importanza delle funzioni e delle responsabilità esercitate, sia pure in un ambito molto tecnico e settoriale, qual è quello della difesa del suolo. Ecco perché a me fa piacere ricevere questi inviti, che raccolgo con piacere, perché diciamo è anche una modalità per discutere, per diffondere il confronto su queste problematiche oggi di grande centralità e rilievo. Come diceva l'ingegnere Sica, qualche giorno fa c'è stata la ricorrenza del cinquantennale dell'alluvione di Firenze del 4 novembre 1966, se ne è parlato molto anche negli organi di informazione, sono state trasmesse varie rievocazioni, c'è un canale televisivo, Rai Storia, particolarmente qualificato, che ha prodotto varie ricostruzioni di questo evento. Questo è un evento fondamentale nella storia idrogeologica del nostro paese, non tanto perché sia l'evento più grave, anzi per nulla, perché poi il rilievo degli eventi è dato non tanto dalle loro dimensioni oggettive, quanto diciamo dalla influenza emotiva e mediatica. L'alluvione di Firenze in definitiva fu un evento che causò una trentina di vittime. Noi 3 anni prima abbiamo avuto, nell'ottobre del 63, il disastro del Vajont, che è un disastro non da diga ma da frana, scivolata in un invaso artificiale con effetti terribili di tracimazione, che fu un evento che determinò 3.000 vittime. Ma nel 1954 in Campania abbiamo avuto l'alluvione di Salerno e della costa amalfitana con 300 vittime. Tuttavia l'evento di Firenze, detto alluvione di Firenze, in realtà fu un evento alluvionale che colpì varie regioni e province d'Italia, anche Venezia e anche Trento, più lo stesso bacino dell'Arno, colpendo anche la città di Pisa e altri centri della Toscana, ma colpì una città d'arte di fondamentale rilievo sotto il profilo della ricchezza del patrimonio storico-artistico, probabilmente la principale città d'arte italiana, quindi si generò, come dire, un movimento emotivo di livello internazionale nel timore che i danni fossero più gravi di quelli che poi in realtà si sono verificati, con la distruzione totale di questo immenso patrimonio, per cui l'alluvione di Firenze è diventato un evento fondativo. Ed è diventata un evento fondativo anche perché ha dato luogo alla più importante esperienza di studio, di approfondimento e di proposta, che è costituita dai lavori della famosa Commissione De Marchi, Commissione prima ministeriale dei lavori pubblici, poi interministeriale lavori pubblici e agricoltura, che è stata non soltanto una commissione di indagine tecnico-amministrativa sulle cause, sulle caratteristiche, sulle eventuali responsabilità dell'evento, ma è una commissione che non si è limitata a studiare il bacino dell'Arno, ma che ha fatto una verifica di tutti i principali bacini nazionali, ha lavorato per alcuni anni con una composizione molto articolata di esperti, di funzionari tecnici, di amministratori pubblici, di scienziati delle diverse materie che si occupano della difesa del suolo, che è multidisciplinare, i cui lavori hanno poi dato luogo, parecchi anni dopo, all'emanazione della legge quadro fondamentale sulla difesa del suolo, che è la legge numero 183 del 1989. Quindi la legge fondamentale si ricollega, attraverso gli approfondimenti della Commissione De Marchi, a questo fondamentale evento, evento dell'alluvione di Firenze, che fa seguito a un'altra terribile alluvione, che è quella del Polesine del 1951, nell'area di Foce del bacino padano, in quella regione che è tra la Romagna e il Veneto, le province di Rovigo e Ferrara, una grande alluvione che determinò un numero consistente di vittime,
e danni enormi con l'alluvionamento di una vastissima area di pianura. Ora la commissione De Marchi, Giulio De Marchi, il presidente, era un professore di idraulica dell'Università di Milano, ma alla commissione concorrevano gli uffici tecnici dei lavori pubblici, provveditorati alle opere pubbliche e igieni civili, gli uffici dell'agricoltura e foreste, gli ispettorati delle foreste, gli universitari delle varie discipline, quindi gli ingegneri idraulici e geotecnici, i geologi, gli architetti pianificatori, i giuristi, avvocati dello Stato, gli economisti agrari, dottori, tutte le componenti. La commissione De Marchi valutò la gravità delle condizioni di dissesto del nostro paese, collegate diciamo alle caratteristiche geomorfologiche del reticolo idrografico, esposto sia al fenomeno delle alluvioni che al fenomeno delle frane, perché poi il dissesto idrogeologico si articola in questi due fondamentali tematismi, anche se spesso poi ci sono i cosiddetti fenomeni misti, che sono fenomeni alluvionali ma con l'apporto detritico, quindi fenomeni terribili delle colate rapide di Saron, ad esempio del 5 maggio del 1998, più altri aspetti che concorrono al dissesto idrogeologico, quale la problematica nei territori litoranei dell'erosione costiera. La commissione De Marchi studiò le problematiche e le criticità del territorio nazionale ed avanzò una fondamentale proposta innovativa, che era quella di considerare il territorio nazionale, quindi di disciplinarlo e di regolarlo, non attraverso la tradizionale dimensione della geografia politico-amministrativa dei confini degli enti istituzionali, cioè limiti comunali, provinciali e regionali, ma considerando i bacini idrografici. La difesa del suolo deve essere esercitata considerando il territorio nella unitarietà del bacino idrografico, considerato nel suo insieme anche dei sottobacini affluenti, e considerando le problematiche in una visione unitaria da monte a valle e diciamo da foce a monte. C'è da dire in verità che anche prima dell'alluvione di Firenze, dei lavori della Commissione De Marchi, della legge 183, il nostro Paese si è dotato di strumenti legislativi molto importanti, che vale la pena richiamare un attimo. Legge del 1904 sulle opere idrauliche, che considera il demanio idrico, che considera soprattutto le opere idrauliche distinte per categorie, e che prevede fondamentali obblighi di manutenzione, controllo, sorveglianza, tenuta, gestione dei corsi d'acqua. Una legge fondamentale, detta anche legge del genio civile, perché il genio civile all'epoca organismo statale del Ministero dei Lavori Pubblici ad occuparsene, anche attraverso i corpi di polizia idraulica e delle acque, purtroppo oggi non operativi, e quella è una legge fondamentale sulla manutenzione dei corsi d'acqua, che se fosse stata costantemente osservata avrebbe evitato tanti fenomeni di dissesto e di degrado. Abbiamo avuto, questo per la problematica idraulico-alluvionale, abbiamo avuto poi la legge del 1907 sul consolidamento e la delocalizzazione degli abitati in frana, in particolare quelli delle regioni meridionali, la Calabria in testa, la Basilicata, la Campania, il cosiddetto sfasciume geologico, diceva Giustino Fortunato, di un territorio meridionale pendulo sul mare con profondi dislivelli tra le cime montane e le aree costiere di pianura. Abbiamo avuto nello stesso periodo una legge del 1907 sulla difesa costiera, sulle opere di protezione delle spiagge e delle coste rispetto ai fenomeni dell'erosione. Abbiamo avuto anche, sin dall'Ottocento, anzi prima ancora negli stati preunitari e poi nel Novecento, la disciplina di quel fondamentale organismo che è il Consorzio di Bonifica. Consorzio di Bonifica che esistono a tutt'oggi, diciamo, alcuni per lo più diciamo messi male, ma che sono degli organismi
peculiari della tradizione italiana, fondamentali non soltanto per le attività, diciamo, di irrigazione e di sviluppo rurale, ma per le attività di gestione idraulica della pianura e quindi di difesa idraulica. E quindi poi il problema oggi risolto e apertissimo della manutenzione, di chi deve fare la manutenzione nei comprensori di bonifica, un ruolo fondamentale lo hanno, lo avrebbero, perché non sempre lo esercitano, i consorzi di bonifica e di irrigazione, che sono una componente fondamentale del sistema della difesa del suolo relativamente alla parte idraulica. Poi c'è tutta la legislazione sulle acque pubbliche, sulle concessioni di derivazione, che in origine, considerando la risorsa idrica una risorsa abbondantissima e illimitata, conferivano un privilegio alle concessioni ad uso energetico, soprattutto per la produzione idroelettrica. Poi sono cambiate le cose, perché con, diciamo, il depauperamento qualitativo e quantitativo della risorsa idrica ritenuta scarsa, la legislazione ha conferito e conferisce una priorità assoluta all'idropotabile rispetto agli altri usi, peraltro in un contesto di considerazione delle esigenze ambientali, tra cui quella del deflusso minimo vitale per la vita dei fiumi. Comunque noi avevamo questa legislazione con un'altra componente fondamentale, il Regio Decreto Serpini del 23, con il vincolo idrogeologico e forestale, tutt'oggi in vigore, anche se caduto in desuetudine. Questo è un argomento che sarebbe da recuperare, perché ad esempio un'operazione che noi tante volte abbiamo suggerito è il riordino del vincolo idrogeologico, e cioè unificare ed assorbire il preesistente e oggi vigente ma desueto vincolo idrogeologico del 23 con le procedure autorizzatorie che facevano capo alle province, alle comunità montane, sul parere dell'organo tecnico forestale, che molte volte è un duplicato dei vincoli contenuti nei moderni piani delle autorità di bacino. Quindi si potrebbe riassorbire quella procedura autorizzatoria con un notevole effetto di semplificazione. Noi avevamo, diciamo, questa fondamentale legislazione sulla difesa territoriale tipica della esperienza del nostro paese. Il nostro paese, che in materia di legislazione ambientale procede come tutti gli stati dell'Unione Europea, lavorando per tre quarti o per quattro quinti sulla doverosa traduzione nell'ordinamento giuridico nazionale delle direttive comunitarie in materia di difesa del suolo, il nostro paese ha una tradizione di esperienze vissute sulle calamità, diciamo, che è del tutto autoctono, originale. Non abbiamo niente da imparare, sia rispetto alle problematiche idrauliche da sempre manifestate sul nostro territorio. Quando fatta l'unificazione d'Italia nel 1870 fu definitivamente trasferita la capitale a Roma, ci fu contemporaneamente una grande alluvione del Tevere. Quindi le problematiche alluvionali, così come le problematiche franose caratteristiche dell'arco alpino, ma anche dell'arco appenninico e quindi dell'Italia meridionale, sono, diciamo, problematiche sulle quali si è lavorato. Il nostro paese dispone anche di una tradizione di cultura tecnico-scientifica, di sapere scientifico universitario nelle discipline ingegneristiche e geologiche, che tra i più avanzati al mondo, diciamo, gli italiani progettisti e costruttori di dighe in tutte le regioni del mondo. Tuttavia l'alluvione di Firenze, con i lavori della Commissione dei Marchi, fa nascere la consapevolezza che questi segmenti normativi vanno interconnessi in una visione unitaria, superando la separatezza tra la gestione dei bacini di monte e quelli di valle, e quindi ricomponendo il governo idrografico in capo, diciamo, a una unità di bacino. Perché ad esempio quando si interviene su determinate problematiche, la problematica ad esempio idraulico-alluvionale dei Regi Lagni, che è una vasta area che riguarda in parte anche la provincia di Bellino, la provincia di Napoli, la provincia di Caserta, ci sono fenomeni alluvionali, diciamo, per rimuovere i quali bisogna intervenire anche sui bacini montani, che sono responsabili, diciamo,
del trasporto solido, di materiali che poi confluiscono a Bari. Quindi la Commissione De Marchi propose la istituzione delle autorità di bacino che hanno rappresentato la generalizzazione sul territorio nazionale di una esperienza che era già presente in due parti d'Italia. Nel 1907 fu istituito il magistrato delle acque a Venezia, quello che è stato qualche anno fa soppresso dopo lo scandalo del MOSE, e soprattutto negli anni 50 venne istituito il magistrato del Po con sede a Parma. Magistrati delle acque e magistrato del Po non sono magistrature in senso giurisdizionale, c'è poi una, in questa materia una giurisdizione speciale che sono i tribunali delle acque pubbliche, il tribunale superiore delle acque pubbliche, che sono sezioni specializzate delle corti di appello e della corte di Cassazione. Invece i magistrati delle acque erano organismi tecnico operativi del Ministero dei Lavori Pubblici, che in particolare per governare il principale, più problematico bacino nazionale che è il bacino padano, istituì un apposito organismo che ha una forte tradizione tecnica, individuando la sede non in un capoluogo di regione ma in quello che si potrebbe considerare forse il baricentro di questa ampia area interregionale, che è a Parma. A Parma, diciamo, c'è un fabbricato nel quale ha sede sia il Genio Civile di Parma che oggi l'autorità di bacino del Po e anche l'agenzia interregionale per il Po, dove prima c'era il magistrato del Po. Quindi la legge 183 ha previsto la istituzione delle autorità di bacino come organismi tecnico-operativi specialistici preposti al governo dei bacini idrografici attraverso una specifica attività di pianificazione. Ha previsto lo strumento che è il piano di bacino. Quindi autorità di bacino come soggetti tecnici specializzati per la difesa del suolo che operano a mezzo del piano di bacino. Questa è la legge 183. Poi ci sono state una serie di normative che hanno integrato e modificato la legge e c'è stata la legislazione regionale di attuazione, per cui lo Stato ha costituito sui bacini nazionali le proprie autorità di bacino nazionali. In Campania abbiamo detto la lirica Rigliano Volturno, le regioni alcuni anni dopo per i bacini regionali, singolarmente le regioni, e per quelli interregionali di intesa tra loro i bacini interregionali. Per cui per esempio sulla provincia in Campania e anche sulla provincia di Avellino abbiamo il bacino interregionale del Sele, che è Campania Basilicata, ma con prevalenza della Basilicata, quindi della Campania, quindi a sede a Napoli. Poi abbiamo invece il bacino dell'Ofanto, che è aggregato all'autorità di bacino della regione Puglia, quindi partecipiamo agli organi tecnici e istituzionali della regione Puglia per i comuni che sono significativi e numerosi nell'area dell'Ofanto. Ora, costituite le autorità di bacino, che non sono uffici dell'amministrazione in senso burocratico, ma sono organismi tecnico-operativi, sono autorità snelle, dotate di poco ma qualificato personale a prevalenza tecnica. La problematica che poi diceva l'ingegnere Sica della importanza dei quadri tecnici nella pubblica amministrazione, che sono numericamente assai inferiori ai fabbisogni, lo diceva anche De Marchi, bisogna potenziare i quadri tecnici e direttivi nella pubblica amministrazione, del Ministero dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, dei corpi tecnici, dei geni civili, il servizio idrografico, i servizi tecnici nazionali, la polizia idrografica. Invece si è proceduto all'opposto, assottigliando e smantellando le strutture, e la regionalizzazione, ahimè, spesso non ha contribuito, perché apparati tecnici statali poi regionalizzati come gli uffici del genio civile sono stati di fatto indeboliti. E oggi in regione Campania, diciamo, presso la quale noi lavoriamo con personale regionale, c'è una grave carenza di tecnici, manca un ruolo tecnico, per cui anche i funzionari tecnici sono inquadrati nei ruoli generali del personale, con il rischio che molti di essi non si occupano di mansioni tecniche ma sono sostanzialmente imboscati in ufficio amministrativo. La regione Campania avrebbe bisogno, cosa che io più volte ho detto
agli amministratori, diciamo precedenti anche attuali, di fare un concorso per un reclutamento straordinario di 100 figure di tecnici. Del discorso che oggi fa lo stesso presidente De Luca, il quale per le esigenze di programmazione, progettazione e direzione dei lavori sta cercando di istituire degli uffici recuperando competenze di tecnici, di ingegneri e di altri quadri che servono all'amministrazione regionale. Ora, che cos'è il piano di bacino? Si parla di piano di bacino in genere, nello specifico ci sono i piani stralcio, che sono stralci funzionali, in particolare il piano stralcio di assetto idrogeologico, per il rischio frane, per il rischio idraulico alluvionale, per il rischio di erosione costiera nei territori litoranei. Questo è un discorso che tralasciamo, non interessa la provincia di Avellino. Poi i piani stralcio si possono occupare di molti altri tematismi, quindi per la pulizia idraulica, per la disciplina delle attività estrattive dai corsi d'acqua, per i fenomeni geologici della subsidenza, per le risorse idriche e per tutta una serie di altri tematismi. Ma il nocciolo duro della difesa del suolo è l'assetto idrogeologico inteso come frane e alluvioni. Ora, il piano stralcio di assetto idrogeologico, che è appunto una componente, il primo nucleo del piano di bacino, ha una triplice valenza: conoscitiva, normativa e tecnico-operativa. Il piano di assetto idrogeologico come componente del piano di bacino è un piano territoriale sovralocale di area vasta, sovraordinato rispetto alla strumentazione urbanistica comunale su cui prevale. Quindi poi c'è una normativa d'uso e se essa è in contrasto con le previsioni urbanistiche dei comuni, queste ultime si disapplicano, ed è anche un piano che introduce dei vincoli. Ora, il piano ha un contenuto conoscitivo perché introduce una zonizzazione completa del territorio e delle aree a pericolosità e a rischio, utilizzando una classificazione standardizzata a livello nazionale che suddivide, diciamo, attraverso la formula di calcolo del rischio, vulnerabilità, pericolosità, valore esposto, con una classificazione del territorio R4, rischio molto elevato, cosiddette zone rosse, R3 elevato. R4 ed R3 sono, diciamo, le categorie che introducono i vincoli più pesanti sul territorio, aree dove vi è un vincolo assoluto di inedificabilità e dove è consentita solo l'attività di manutenzione, l'opera di messa in sicurezza, R2 rischio medio, R1 rischio moderato, sia per la franosità di versante che per le problematiche di esondazione dei corsi d'acqua. Poi naturalmente le classificazioni si occupano della pericolosità, che è un concetto di base rispetto al concetto del rischio, che è determinato dalla presenza dei beni e del valore esposto. Poi ci sono le cosiddette aree di attenzione, che è, come dire, una formula variamente utilizzata con la quale si indicano delle aree che non sono completamente indagate, e quindi, diciamo, sulla base del criterio di cautela si prevede che il loro utilizzo è subordinato alla presentazione di determinati studi. Ora, il piano di assetto idrogeologico è innanzitutto una valenza conoscitiva, perché facendo, come dire, la sintesi di tutte le conoscenze, di tutti gli studi, di tutte le elaborazioni prodotte nel tempo, dà una conoscenza ufficiale e capillare del territorio sotto il profilo geologico. Ed è questo un punto dove il nostro sistema, anche in ambito regionale, è avanzatissimo. Cioè, noi oggi, se c'è un elemento di cui possiamo menar vanto, è una conoscenza dettagliatissima delle condizioni di rischio del territorio, puntuale, aggiornata, non occasionale ed episodica. Non c'è più solo il vecchio censimento delle frane, c'è una conoscenza puntuale. Tuttavia, attenzione, questo genera un equivoco, perché molte volte si dice banalmente, dice, ma come, il fenomeno è noto, è conosciuto e non si interviene. C'è una banalità, un luogo comune, dice il disastro annunciato, sapevate che era una realtà? Ma questo è un discorso di assoluta banalità, perché un conto è conoscere, poter prevedere, altro conto è prevenire. E quando le aree a rischio
rivestono una percentuale del 15, del 20, del 25% del territorio, pur avendone consapevolezza, come si fa materialmente a prevenire la verificazione di eventi? Quindi un conto, ahimè, è la conoscenza avanzatissima, un conto è l'attività di prevenzione. Dopodiché, rispetto alla zonizzazione del rischio, c'è una normativa d'uso. Quindi il piano non è solo uno strumento conoscitivo, non è solo un'elaborazione tecnico-scientifica, è uno strumento normativo, ci lavorano anche i giuristi, ci lavorano gli avvocati, ci sono anche i contenziosi, e la normativa prevede una serie di vincoli collegati alla classificazione del territorio che prevalgono sugli strumenti urbanistici dei comuni e degli altri enti territoriali che si devono conformare. La normativa delle autorità di bacino viene applicata o direttamente dagli enti territoriali, come tutti i vincoli sovraordinati, come quelli delle sovrintendenze, come quelli dei parchi, e il comune, l'ente territoriale di base che li deve far osservare, e si prevede in una serie di casi, nel caso della nostra normativa, per le opere pubbliche, per gli interventi di mitigazione del rischio, per gli strumenti urbanistici, il parere di compatibilità che deve dare la stessa autorità di bacino. Quindi c'è una osservanza da parte dei comuni in forma diretta e c'è un controllo in alcune fattispecie per alcune categorie di opere e di interventi in capo alla stessa autorità di bacino. Quindi c'è tutta la parte normativa che fa parte della pianificazione territoriale, di quello che si dice oggi governo del territorio, un concetto un po' più ampio della semplice gestione urbanistica attraverso questi piani territoriali di settore. E poi vi è una terza componente fondamentale che è la programmazione degli interventi, quindi non solo conoscenza del suolo, non solo norma d'uso con i vincoli e le interdizioni, ma anche il programma degli interventi. Per cui oggi tutti gli interventi, soprattutto di carattere strutturale, le opere di sistemazione, di risanamento idrogeologico, le arginature, le vasche di laminazione, le opere idrauliche per la moderazione delle pieghe, non si possono più realizzare occasionalmente sulla base di progettazione e realizzazione su scala locale, ma si inquadrano nella programmazione di bacino. Peraltro la programmazione di bacino per gli interventi confluisce oggi in quello che si chiama la piattaforma RENDIS, che è il repertorio nazionale per la difesa del suolo, che è una banca progetti centralizzata a livello nazionale. Oggi se ne occupa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha avocato le competenze prevalenti in materia di difesa del suolo, avvocandole dal Ministero dell'Ambiente, ha costituito una struttura di missione Italia Sicura, di cui si sta molto parlando da circa 2 anni e mezzo, che è una struttura di missione della Presidenza del Consiglio, che tra l'altro si sta occupando anche delle grandi problematiche di rilievo nazionale di cui si è più volte parlato: il Bisagno in Liguria e a Genova, il Seveso in Lombardia, analogamente il bacino del Sarno in Campania per gli aspetti idraulici, oltre alla problematica di carattere ambientale. Per cui nella programmazione degli interventi occorre caricare i progetti, gli studi di fattibilità, le varie fasi progettuali, valutare questi progetti, considerarli in un'ottica di area vasta di bacino, perché qualunque intervento in materia idraulica o in materia di difesa del suolo deve essere valutato su un ambito areale più ampio, attribuire una valutazione e una validazione alle proposte di intervento e quindi fare la gerarchizzazione delle priorità su cui poi dovrebbero intervenire i finanziamenti, quelli comunitari, anche del POR, tutte le misure per la difesa del suolo, quelli statali, quelli regionali, non più in una logica episodica ed occasionale, ma seguendo le priorità della programmazione di bacino. Per cui i comuni, quando propongono i progetti, non tutti lo sanno, oggi lo sanno in molti, invece di rivolgersi direttamente alla regione o al ministero, li devono trasmettere all'autorità di bacino, perché se non sono inseriti nella programmazione di bacino non hanno nemmeno
la possibilità di essere presi in considerazione. Però la prevenzione in materia di difesa del suolo è fatta sia di opere, ma soprattutto è fatta di una prevenzione non strutturale. Le opere sono fondamentali per la messa in sicurezza progressiva del territorio, ma oggi, realisticamente, come ha detto l'ingegnere Sica, noi possiamo parlare solo di mitigazione del rischio, di attenuazione. Sarebbe impensabile immaginare che sia alla portata una soluzione definitiva, perché a fronte di un territorio così esposto, per ragioni strutturali, per ragioni collegate anche alla disordinata antropizzazione degli ultimi decenni, per l'effetto, diciamo, amplificante dei cambiamenti climatici, su cui a livello scientifico si discute ancora, ma che nei loro effetti empirici sono una realtà indiscutibile, che produce gli eventi estremi, le bombe d'acqua, le flash flood, e quindi aumenta i fattori di innesco, noi abbiamo un territorio che ancora è infinitamente più fragile. Sono aumentate le conoscenze, sono migliorati i sistemi di previsione e prevenzione, ma il territorio è più fragile perché è stato, diciamo, caricato di antropizzazione, e oggi i cambiamenti climatici inaspriscono le condizioni di contesto che si pongono al contorno. Quindi noi abbiamo una prevenzione strutturale che è fatta di opere pubbliche di messa in sicurezza, che però naturalmente rappresentano degli interventi nei casi assolutamente prioritari da considerare realisticamente sulla base delle risorse finanziarie e tecniche disponibili. C'è la problematica delle risorse finanziarie, ma c'è anche la problematica delle difficoltà procedurali, perché oggi, a maggior ragione con le nuove normative, anche con le ultime modifiche del codice degli appalti, come dice spesso il governatore della Campania, realizzare un'opera pubblica dalla fase della progettazione a quella dell'esecuzione è un calvario, con difficoltà enormi di ordine procedurale, le varie fasi della progettazione, l'affidamento degli incarichi, la gestione degli appalti, i contenziosi, le difficoltà che si pongono in sede di esecuzione, la problematica autorizzatoria delle conferenze dei servizi. Quindi c'è una difficoltà di carattere finanziario, e anche di carattere, c'è poi una difficoltà dei soggetti attuatori, perché è difficilissimo reperire i finanziamenti, ma a volte i finanziamenti ci sono e si bloccano in corso d'opera. Gli enti locali, che dovrebbero essere, diciamo, i soggetti per gli interventi di minore dimensione, spesso hanno difficoltà, scarseggiano figure adeguate di RUP, di responsabili unici del procedimento, perché le normative sono estremamente complesse, le difficoltà, le insidie sono infinite, per cui c'è questa difficoltà. Ma c'è una prevenzione di carattere non strutturale, che è la prevenzione fatta innanzitutto nell'osservanza delle norme dei vincoli, fatta di attività di protezione civile. I piani di protezione civile, oggi obbligatori, anzi non oggi, dall'ottobre del 2012 tutti i comuni ne dovrebbero essere dotati, di piani, e di piani adeguati e di piani efficienti, riferiti, diciamo, alle tipologie di rischio che sono sui territori dei vari comuni, e la regione ha erogato dei consistenti contributi a tutti i comuni che ne hanno fatto richiesta per elaborare o aggiornare i piani comunali di protezione civile, operazione che in parte è stata realizzata e in parte sospesa o inadeguata. Attività di presidio del territorio, il presidio idrogeologico e il presidio idraulico, anche a mezzo di tecnici conoscitori delle condizioni di rischio specifiche di ciascun territorio, che si dovrebbero attivare nelle situazioni meteorologiche critiche, reti di monitoraggio, pluviometri, idrometri, precursori meteorologici, il sistema dei centri funzionali con l'allertamento, e tutta una serie di meccanismi di prevenzione non strutturale che costituiscono l'unica risposta possibile, fatta anche di informazione alla popolazione, quando non è possibile, diciamo, mettere in sicurezza aree di territorio che sono strutturalmente minate da problematiche profonde di dissesto idrogeologico. Quindi è una materia estremamente complessa, estremamente articolata, e c'è da dire che tra gli aspetti della prevenzione, un altro aspetto fondamentale,
dove il sistema è largamente manchevole è quello della manutenzione, perché poi è importante realizzare opere di messa in sicurezza, ma le opere una volta realizzate devono essere manutenute. Se le vasche realizzate a 15 dal commissariato per l'emergenza idrogeologica della Campania all'indomani degli eventi del maggio 98, eventi importantissimi, Sarno, Siano, 15 tra i CIA, che hanno inciso sulla normativa e sull'evoluzione dei piani, se quelle opere, le vasche realizzate, non vengono manutenute, non vengono manutenute anche per l'assenza di risorse da parte dei soggetti gestori, che sono o gli enti territoriali o i consorzi di bonifica dove sono operativi, ovviamente le opere non dispiegano alcuna efficacia sotto il profilo della riduzione del rischio, anzi alla fine le opere non manutenute diventano ricettacolo di sversamento di rifiuti, di sversamento incontrato, dove poi emerge un'altra problematica che è quella della rimozione e dello smaltimento oggi onerosissimo dei rifiuti. Quindi ad esempio la problematica dei reggi lagni è una problematica di sistemazione idraulica ma anche di risanamento ambientale e di smaltimento dei rifiuti, che diventa una problematica complicatissima e onerosissima. In Campania abbiamo alcune grandi questioni, abbiamo una franosità diffusa anche diciamo, nei comuni più piccoli, abbiamo la problematica delle aree metropolitane, abbiamo la problematica del bacino del Sarno, dove è in atto, non senza contrasti, la progettazione oggi avanzatissima, sta per partire la realizzazione di un grande progetto di messa in sicurezza idraulica che considera il bacino idrografico del Sarno, che poi si articola nei comprensori alto, medio e foce Sarno, che è un'area fortemente antropizzata, dove c'è un fiume incassato nella espansione urbanistica dei comuni, dove l'unica possibilità di eliminazione del rischio idraulico che produce continui fenomeni di allagamento è di realizzare una serie di opere di ingegneria idraulica, in particolare di vasche di laminazione, arginature e vasche di laminazione in una ottica di bacino. Però la progettazione di questo grande intervento è molto problematica, perché la ubicazione delle vasche di laminazione, che comportano espropri, quindi che comportano sacrifici al territorio, magari la ubicazione avviene in aree che non sono quelle che soffrono maggiormente del fenomeno alluvionale, ma è necessitata lì per ragioni di ingegneria idraulica, suscita diciamo le opposizioni di carattere locale di alcuni comuni, delle associazioni ambientaliste, poi problematiche che abbiamo a Montorio. Quindi c'è una sofferenza a realizzare questi interventi, ma comunque c'è un grande progetto finanziato a valere sul Polo 2007-2013, oggi trasposto sul Polo 2014-2020, ci sono questi grandi progetti realizzati e analogamente bisognerebbe fare per i recitanti, dove c'è una problematica di carattere idraulico, c'è una problematica di carattere ambientale, c'è una problematica di carattere idrogeologico e geologico, che è quella che ha dato luogo agli eventi del maggio del 1998. Ora, avviandomi diciamo alle conclusioni, per non abusare dell'attenzione della quale ringrazio tutti i partecipanti, noi operiamo su un territorio, quello della Campania e quello della provincia di Avellino, che è purtroppo ricchissimo di criticità idrogeologiche. La Campania diciamo, è una regione che è un concentrato di bellezze paesaggistiche, di risorse storico-artistiche, culturali, paesaggistiche soprattutto, ma anche di criticità. Se voi considerate diciamo, quel luogo bellissimo che è la costiera amalfitana, anche la costiera cilentana, anche le aree interne, ma la costiera amalfitana diciamo, è tra i luoghi più pericolosi dal punto di vista idrogeologico. Se voi pensate che il Duomo di Amalfi è in un'area classificata R4 rischio da frane, se date uno sguardo al Monte Pontone a Gettante, Amalfi è un comune pericoloso. Ma la ragione della bellezza paesaggistica probabilmente anche nella pericolosità degli insediamenti, diciamo, su questi bacini montani, su queste aste torrentizie. Quindi bisogna molto lavorare. In positivo la Campania in questo settore, oltre a essere un concentrato di criticità, è anche un laboratorio di soluzioni. In Campania noi abbiamo diciamo, una comunità scientifica
tra le facoltà, i dipartimenti universitari, gli enti di ricerca di altissimo livello, diciamo con i maggiori nomi, le maggiori esperienze, le maggiori professionalità di livello nazionale ed europeo, così anche spesso per la categoria dei professionisti tecnici che hanno maturato esperienze importantissime. Abbiamo purtroppo una storia di eventi molto intensa, come non ricordare da ultimo l'alluvione di Benevento dell'ottobre del 2015, l'alluvione del Sele e di Adrani del 2010, gli eventi di Nocera del 2005, l'evento di Cervinara in provincia di Avellino, colpita con vittime nel dicembre del 99, gli eventi che hanno ripetutamente colpito il Vallo di Lauro nel 97 e soprattutto nel 98 nel comune di 15. Quindi abbiamo anche noi nell'ambito del territorio provinciale, con caratteristiche diversificate da area a area, notevoli, significative percentuali di aree a rischio, sia frane sia idraulico alluvionale. Bisogna concentrarsi su questa problematica, occorre innanzitutto, diciamo, una cultura, una informazione, una sensibilità, una consapevolezza diffusa da parte della popolazione, dell'opinione pubblica, quindi l'attività di divulgazione, ed occorre anche un impegno delle categorie tecniche, di tutte le categorie tecniche, quindi anche la vostra, ha un ruolo importante nell'applicazione su queste problematiche. La difesa del suolo è una materia multidisciplinare, riguarda gli ingegneri, i geologi, gli architetti, in particolare i pianificatori, i dottori agronomi e forestali, gli economisti agrari, i giuristi, i geometri e i geometri laureati, tutte, diciamo, le categorie che possono dare un concorso all'esame e all'intervento su queste problematiche, che sono problematiche, diciamo, di rilevante interesse del territorio, finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, ricordando che la sicurezza del territorio è la precondizione necessaria per ogni ipotesi di sviluppo territoriale. Non possono essere immaginate, diciamo, direttrici di sviluppo produttivo insediativo se il territorio non è in sicurezza. Questa è una consapevolezza fondamentale, e quindi in questo spirito diciamo, io ho sempre cercato di promuovere e di consolidare la collaborazione delle autorità di bacino con tutte le categorie, anche se noi oggi dovremmo essere, chissà se avverrà realmente, alla vigilia della nostra soppressione, però il nostro ufficio è aperto al confronto e alla collaborazione. Spesso le nostre competenze, il nostro ruolo è poco noto, soltanto strettamente agli addetti ai lavori, ci si incrocia occasionalmente, occorrerebbe invece una conoscenza e una programmazione più ampia. In questo spirito vi ringrazio molto dell'attenzione e sto a disposizione per ogni occasione che si dovesse rendere. Vorrei poi lasciare un omaggio al collegio, per il tramite del suo presidente, un paio di indicazioni che potrebbero essere utili per una consultazione su queste problematiche relative alla vita. Ringrazio l'avvocato Sottotitolo e l'ingegnere dell'autorità di bacino. Volevo aggiungere una sola cosa, non sono stato nominato, però i regi lanti fatti dai Borboni prima dell'impiegazione della Regno d'Italia, non solo i regi lanti ma anche delle briglie fatte a monte di 15 a circa 500 metri di altezza nelle aste, in pietra, che sono rimaste, insomma, per quello che era, intatte rispetto agli eventi franosi, quindi visibile oggi, capire 150 anni fa, più di 200 anni fa, fatte quelle cose, probabilmente con i somari, rendono i regionali che comunque nel loro insieme, e io l'ho visto sulla mia pelle facendo 100 metri 5 secondi, nel loro insieme hanno mantenuto quello che è stato il gesto franoso e idraulico in sostanza del territorio. È venuto meno l'arta, diciamo, la parte sud di 15, dove
là ci voleva una vasca che c'è ora, se c'era, probabilmente non succedevano le 11 vittime, però tutta la parte centrale dove stava posizionato il Reggio Lagno ha retto anche se l'acqua camminava proprio a lamina, insomma, una cosa molto molto strana. Lascio la parola all'ingegnere Morale, i suoi due geometri, non so se stati in aula. Sì. Allora, salve a tutti, sono l'ingegner Coravi. Adesso faremo un intervento un po' più tecnico, sia da un punto di vista idraulico che farò personalmente io, magari però in un secondo momento, sia da un punto di vista geologico, e ci sono i miei colleghi che sono il dottor Guadagno e il dottor Del Pizzo. E cominceremo quindi con illustrare un po' la parte delle problematiche geologiche, quindi cominceranno prima i due geologi, prima in particolare il dottor Del Pizzo, che continuerà poi a spiegare quello, cioè sulla, in base a quello che già è stato detto dall'avvocato e dall'ingegnere Pivis, continueremo su questa scia per poter spiegare tutta la parte di problematiche geologiche del territorio della Campania e di Avellino in particolare. Allora io, l'ultima parte che farò io, ci saranno delle slide, non so se conviene poi spegnere la luce oppure no, quindi nel caso è molto tecnica, quindi ci saranno alcune formule, cioè da meglio vedere da lontano in maniera più chiara. Allora io lascio subito la parola al geologo Del Pizzo e ci risentiamo noi più tardi a questo punto. Buongiorno. Se parlo voce normale mi sentite? Dare qualche curiosità. Questi fenomeni avvengono in materiali sciolti che generalmente sono conici e poggiate su un substrato calcareo molto pendente e che in occasioni di notevoli apporti meteorici data la caratteristica proprio dell'ammasso conicero, succede che arriva troppa acqua rispetto a quella che poi può scaricare e quindi vanno in sovrappressione, le pomici si gonfiano e si mollano direttamente, provocando, diciamo, quasi un effetto tissotropico tipo sangue di San Giovanni, e quindi va tutto in soluzione, liquido, acqua, fango, eventuali altri materiali che sono dentro, acquistano delle velocità enormi e generalmente partono da versanti dove ci sono magari anche, oltre a condizioni meteoriche particolari, anche apporti in falda. E perché dicevo questo? Perché il killer, quindi come possiamo tutti immaginare, è il Vesuvio, in pratica. Perché questi depositi piroclastici ovviamente sono stati prodotti dalle varie eruzioni del Sud Vesuvio, a partire da quella famosa del 79 d.C., che è un evento che bisognerebbe considerare quello chiuso nel 1944 con l'ultima edizione. Volevo ricordare, oltre che gli eventi già citati dall'avvocato, volevo ricordare Pozzano nel 97, nel gennaio del 97, dove appunto un depressivo ha investito la statale 145 e ha portato a mare macchine e quant'altro si trovava in transito, provocando sette vittime. Poi ci sono state anche varissime altre situazioni. Ma diciamo che dove affiora un deposito di pomici, che noi geologi amiamo chiamare mappamonte, perché quando li prendevi a mappare proprio sulle vette dei monti, e diciamo che quelle sono delle situazioni veramente molto pericolose. La pomice tiene anche un angolo molto, anche un angolo di 100 gradi, ma basta che si gonfia oppure che viene erosa alla base che si molla completamente. E quindi questa è una curiosità alla quale volevo ricollegarmi. Poi io, riprendendo quello che ha detto l'avvocato Sordino, che vi ha raccontato precisamente come sono nate le autorità di bacino, quali sono state le esigenze e quali compiti. Non vi ha detto però, ovviamente, diciamo, come arrivare poi ad una carta, per esempio. Oppure, diciamo che è una cosa un po' più
più tecnica. Oppure, per esempio, non so se è stato detto dall'intervento dell'ingegnere, l'ingegnere Pica, se è stata spiegata la differenza tra una carta della pericolosità e una carta del rischio. No. E allora, si può scrivere, per esempio, a quella lavagna? Sì, sì. Cosa significa? Che dico sempre, innanzitutto la carta del valore. La carta del valore è una carta che ovviamente penso che qualsiasi giovane è un estimo in pratica, no? È dare un valore a quello che è esposto al rischio. La pericolosità, l'abbiamo detto, è la capacità del territorio a produrre un evento. E il rischio ovviamente è il rischio al quale siamo esposti. Ma da sempre, se la pericolosità, un'alta pericolosità, è in un posto dove non c'è un danno atteso, PIL è 0, 0, quindi rischio è 0. Quindi diciamo che la somma di questi due prodotti di questa moltiplicazione, se diminuisce il valore, ovviamente diminuisce di conseguenza anche il rischio. Se aumenta la pericolosità, mantenendo fermi un altro parametro, e viceversa. Questo per spiegare, soprattutto, che carte del rischio e carte della pericolosità. E quindi uno si deve immaginare perché c'è una carta della pericolosità, questo è riportato come pericolosità e non è riportato come rischio. Semplicemente perché non c'è un danno, non ci si attende un danno da quella parte. Molto certo. Io ho messo in totale valore di meno. Ma ci arriviamo. Valore dei beni e delle persone. Quindi va da sé che la frana pericolosissima che sta nel deserto del Sahara è molto pericolosa, diciamo di scrivere. Perché portate la carta della pericolosità? Perché come vado nell'area di pericolo e ci costruisco un casalotto, una casettina per gli attrezzi? E quello è a rischio. E quindi si comincia a muovere questo fattore. Perché non essendo più zero questo, abbiamo un valore positivo di rischio. Non so se è chiaro. Spero che l'ingegnere Sica mi corregga quando dico qualche inesattezza. La cosa che dice lei è importantissima, no? Perché è tutto basato su quello che noi rischiamo di perdere. Per cui, sempre per ricollegarmi a quello che diceva il segretario generale dell'autorità di bacino, il segretario generale dell'autorità ha detto una cosa importantissima: la Campania, l'Italia in generale, è un luogo fragile, quindi diciamo è un luogo se uno volesse intervenire su tutto, questo costerebbe molto più delle risorse che sono attualmente disponibili sul momento. Per cui avere una carta del valore esposto sia per i beni che le persone ci consentirà di fare una graduatoria del rischio. Non so se è chiaro. Sicuramente ad Avellino ci saranno molte frane in atto. Io, comune di Avellino, ho i soldi per bonificarne prima. Quale bonifico? Devo scegliere quale bonifico. Scelgo quella più pericolosa? Io, se fossi un amministratore pubblico, sceglierei quella più pericolosa che mi restituisce anche nella normativa. E allora comincio ad intervenire, avendo un euro, comincio ad intervenire dove mi attendo il danno, soprattutto alle persone. Quindi va da sé che una frana su un centro abitato deve avere una priorità maggiore, ha un rischio sicuramente maggiore e può avere una priorità nel momento in cui bisognerà mettere a finanziamento un intervento piuttosto che un altro. Questa, diciamo, è in sordoni la sintesi in estrema azio. Quindi diciamo che questa piccola formuletta
dare il via alla costruzione poi delle carte, nella costruzione delle carte, quindi le carte del rischio, le carte della pericolosità, possono essere pesate sia adesso noi abbiamo appena finito di dire definire questa B che è il valore del danno atteso, possono essere persone, possono essere cose, infrastrutture, case, mentre invece poi adesso andiamo a definire un attimo la pericolosità. Questo sempre nell'ottica di fare una graduatoria, ovviamente. Sempre nell'ottica di intervenire dove c'è maggiore urgenza di intervenire, visto che non si può intervenire dappertutto. La pericolosità. La pericolosità, molto semplicemente, può essere, vale collegata al tipo di frana. Se siamo in presenza di un rischio da frana, oppure alle fasce fluviali se siamo in presenza di un rischio alluvionale. Quindi, per esempio, o perlomeno io che ho un trascorso molto, molto antico nelle autorità del bacino, infatti ho firmato il piano straordinario, poi dopo sono intervenuti loro con il scalcio. Noi avevamo questa difficoltà, avevamo un tot da spendere per interventi e dovevamo decidere quale. E quindi uno dei sistemi è stato quello di individuare i valori, il danno esposto al rischio, poi dopodiché abbiamo detto bisogna dividere, dare delle classi o dare dei pesi a questo pericolo. E allora come fare? Certamente una frana da crollo è molto più veloce di uno scivolamento di una gira può anche avere una fase parossistica a un momento che si muove veloce, però generalmente tende a muoversi lentamente, mentre invece un masso che cade da un versante in meno di 2-3 secondi sarà in testa e finita. E quindi diciamo che questo è stato il primo criterio che abbiamo adottato, la velocità dell'evento per dargli il peso. Quindi le frane da crollo ovviamente erano quelle, le frane da crollo, ma anche delle scrocola, delle fango, quelle che sono state citate poc'anzi dal segretario. Poi dopodiché vengono frati viste con la rotazione e poi infine gli scivolamenti. Questo unito al valore esposto ci ha consentito di stilare in base a tutti i progetti che avevano richiesto il finanziamento, di stilare una prima graduatoria, anche se abbastanza grossolana, però insomma ci sollevava anche un po' moralmente da un punto di vista morale, ci risolvevamo perché eravamo sicuri di andare in una direzione diciamo omogenea, giusta, pesata e non di parte, perché poi sappiamo benissimo quali sono le pressioni sui tecnici e sui funzionari che purtroppo le devono subire quasi spesso. E quindi diciamo che per quanto riguarda i crolli c'è stata una classificazione in base al tipo di movimento e ma soprattutto alla velocità del movimento. Per le fasce fluviali, per il rischio idraulico invece è stato molto più semplice, perché è bastato suddividere la pericolosità come fasce fluviali, quindi la fascia di piena ordinaria, la fascia A, la fascia B e la fascia C, che sicuramente conoscete, a pericolosità man mano minore, man mano che si ci allontana dall'alveo che può esondare, e quindi anche per queste due caratteristiche intrinseche delle pericolosità sia a franare che ad allagare sono state messe in relazione all'eventuale perdita di quello che ci si poteva attendere di perdere da questi eventi, ed è stata tirata fuori la carta, in questo modo qua, la carta del rischio. La carta della pericolosità praticamente viene fuori in modo automatico.
è praticamente una carta del rischio dove non c'è danno atteso. Quindi non aspettiamo danno e quindi in quelle aree là va effettivamente considerato nel momento in cui uno si ritrova a dover fare un'opera, qualsiasi cosa, in un'area a pericolosità elevata, e quindi c'è bisogno di progettare anche tenendo conto di questo particolare aspetto. Volevo semplicemente insistere su questo punto, perché si tende a poco considerare la carta della pericolosità, ma se invece tendiamo al futuro e non all'oggi, la carta della pericolosità è la prima carta da dover consultare, assolutamente, perché mettiamo, come si può dire, il carro davanti. Infatti la legge 189, la 183 dell'89 che citava l'avvocato Sordino, fa salve tutte le opere che erano già state intraprese prima, prima che venisse promulgata questa legge. E quindi è assolutamente in continuità. Avete delle domande? Non so se è chiaro questa prima. Allora, sono Cesare Guadagna, sono geologo da 36 anni, ho sempre lavorato nel campo della difesa del suolo e per 10 anni ho fatto parte del gruppo nazionale di difesa catastrofe idrogeologiche e lo porto a franare. E quindi si avvia un movimento. Questi movimenti chiaramente sono legati anche al pendio, perché c'è un pendio che giusto teniamo, qua sono detti movimenti gravitazionali. Quindi poi c'è stato da dire, sono movimenti molto rapidi, veloci, che dovuto al punto dei materiali sciolti, che poi creano la pericolosità maggiormente proprio perché sono rapidi e quindi non danno a scampo praticamente. E materialmente più lenti, dovuto per esempio all'argilla, che è un materiale più discusso come una spugna, assorbe l'acqua e la rilascia lentamente, quindi crea non dei e propri movimenti franosi, ma crea i cosiddetti mammelloni, perché una parte rimane ferma, un'altra si alza, crea il suo mammellone, detto proprio geologicamente, crea un mammellone. Sono movimenti molto lenti, che durano anche anni, mentre i movimenti franosi catastrofici sono quelli che durano pochi secondi, in effetti. Allora, volevo farvi vedere qualcosa dei movimenti di vita propria, che sono praticamente rocce, che sempre per motivi di gravitazionali, non è che sia lo smolto, cioè il rompolamento, il ribaltamento di un masso di roccia che poi scivola lungo il pendio. Questi movimenti chiaramente dovuto al fatto che il peso supera la forza che lo tiene alla base, quindi lo rompola. Vorrei far vedere qualcosa di simbolico come la cosiddetta strana di Tremina, che si è sì. C'è un grosso blocco che si stacca dalla... Scusa, 7 minuti. Quindi questa è questa parte sopra si chiama coruna, c'è la parte da dove si stacca la roccia, che fra poco vedremo, tra qualche minuto, perché è un po' di tempo. Lo specchio di faglia. La parte di passata, questa qua più lunga, ha una inclinazione maggiore del cumulo di frana. Questi sono tutti blocchi che sono tutti quanti a rischio, non è che sono tutti rocce fratturate, tutta l'azione sia di scopo, cioè freddo, caldo, freddo, e sia l'azione delle acque, dell'acqua. Forse conviene
avanzare un po'. La cosa che c'è da vedere è qui. Questo versante qua già è venuto dalla Francia, questo versante. Adesso scende. Che stavi dicendo? Che il corpo di frana. Il corpo di frana prende esattamente l'inclinazione del ecco qua, questi sono i due blocchi che sono caduti. E qua, questo è uno dei blocchi del grande solco che ha fatto l'osso, sta lì, un altro sta vicino al fabbricato, si è fermato a qualche metro dal fabbricato. Adesso lo vediamo. Questo è avvenuto, eccolo qua, guardate. Questo è avvenuto il 21 gennaio del 2014. Questo è l'anno. Ma dove? In Italia. Trevico Campania. Questa è la ciclinale di Trevico. Chiaramente la sua scavata un solco enorme. Quali sono i sistemi per evitare la cosa del genere? Le alternative che uno propone per evitare una frana del genere sono rendersi conto quali sono i blocchi in pericolo, la prevenzione diciamo, no? Rendersi quali sono. Creare un canale di raccolta lungo il pendio e direzionarlo noi dove vogliamo in modo che non crei danni. Cioè, questo è un discaggio esatto, un discaggio controllabile in effetti. Oppure, quando il blocco lo permette, che non è così grande, creare dei fori all'interno e iniettare materiale che si dilata, che praticamente lo spacca, lo spiccia. Però purtroppo oggigiorno non è che la prevenzione viene tanta presa in considerazione. A meno che non ci sia qualche morte. Anche perché, per esempio, il gruppo di adassi idrogeologici per anni ha sovvenzionato, ma dopo che c'era stato l'evento però. Quando è diventato un gruppo che doveva fare la prevenzione, è un po' morto. Se non muore con anche perché, diciamocelo francamente, qua è un po' difficile fare la prevenzione. Anche perché fare un piano di bacino, come vi ha detto il segretario generale, significa tirare fuori delle norme, significa tirare fuori dei vincoli che poi vanno calati sul territorio e su una realtà territoriale che vincoli, diciamo, non è che li rispetta tanto. Oppure se dobbiamo per forza è costretta a rispettarli si prodiga per eliminarli, per cui voglio dire abbastanza da questo punto di vista. Diciamo che quella è una situazione irrisolvibile e come dicevamo prima non ci deve stare niente sotto, perché qualsiasi cosa ci sta sotto. Questa è una frana in diretta, si faccia vedere. Questa è la conoscenza. La parte geologica è stupenda, quello che è successo è una tragedia, però dal punto di vista geologico è stupendo. Questa è una vera liquefazione che si muove come se fosse acqua. L'effetto dissolvente, non so, penso che avrete visto i canelli di fango adesso nelle ultime. Quelle sono le argille che sotto scorrimento fanno il mezzo. Come dicevo prima, per evitare queste situazioni, la cosa sembra molto banale e semplice, è eliminare l'acqua dai versanti, dai pendini. C'è open sistemi a spina di pesce all'interno della terra in modo di raccogliere l'acqua da lontano, open trincee drenanti. Ma diciamo che la prevenzione migliore è quella di tenere, perciò prima dicevo che la carta della pericolosità, la prevenzione è molto più importante della carta del rischio, perché evitiamo di andare a metterci nelle situazioni e così questo è il primo presidio della prevenzione. Per esempio il rischio idraulico vuol dire una questione di tirante d'acqua e di morfologia del terreno. Non è che ci possiamo ritrovare questo posto qua sotto l'acqua.
perché non ce ne sono le condizioni morfologiche, ma dove ci sono le condizioni morfologiche bisogna, e sono conosciutissime, come sempre, come è stato detto, il nostro territorio ormai è super straconosciuto, si sa benissimo un'alluvione a che altezza può arrivare, bisogna, e bisogna con norme, con le norme, tenersi fuori. Che tipo di terreno? No, questo è un terreno giusto, questo centro nautico. Ma dove? Questo è in Calabria. È in Calabria. Questo è un terreno sciolto. Più sabbia e più sabbia. Un fenomeno del genere si può avere solamente con chi non ha la grande volontà dell'aria. La sabbia fine, se no altrimenti non va in liquefazione. Ma l'acqua, il problema è questo, noi in presenza di forti piogge, di forte intensità, come diceva prima il segretario, per esempio le bombe d'acqua, che cosa portano? Che l'assorbimento rapido nei materiali sciolti. Poi può trovare al di sotto, pure a un metro, due metri di profondità, un terreno più impermeabile rispetto a quello precedente. Quindi insomma una falda temporanea, non è che è sempre esistente. E quella falda temporanea porta a questi eventi. Diciamo che, allora, io non posso parlare di tutte le colate di fango, però per esempio quella di Pozzano mi sento di poter dire che c'è stato. In pratica innanzitutto ha piovuto per 5 mesi consecutivi, quindi diciamo Montefalco è il serbatoio e il pentolone dell'acqua della costiera sorrentina, si porta acqua Capri, tutta la costiera sorrentina, Isole Olie, Ustica, e quindi cioè, sia un apporto sorgentizio. Si sono alzate le falde, sono arrivate nei canaloni che erano stracolmi di materiali piroclastici, pomici, magari pure già franate e rimischiate tra di loro. Quindi hanno preso acqua da sotto, dalle sorgenti che sono salite, acqua da sopra, erano 5 mesi che pioveva. Infatti quando è venuto giù Debris Flow di Pozzano, non era una giornata nemmeno più così. Si piovigginava, me la ricordo benissimo perché ci siamo andati molto vicino a quella frana. E quindi voglio dire, non è solo l'acqua, non è solo la bomba d'acqua che sicuramente c'è, però può anche esserci un apporto in falda, dalla falda che si alzano, magari 3-4 mesi di pilosità, eccetera, di pilosità, anche semplice, non deve essere per forza. Sale la falda, questa roba si riempie, poi dopo non riesce a trasmettere tutta l'acqua che riceve all'interno del corpo sedimentare, si gonfia per pressione interstiziale, per sovrappressione, e si muove in un istante, catastroficamente. Questo non è stato molto veloce, perché ha coinvolto notevoli quantità di materiale, mentre invece un piccolo debris flow magari, che sta su un versante molto appeso come quelli della costiera sorrentina, così come è successo da Trani, così come è successo a Pozzano, Sarno, ma pure Palma Campania, così che sono molto 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 più pericolosi, anche mettendo in gioco non più di 20.000 metri cubi di terreno. In pratica su Pozzano non è venuto giù più di 20.000 metri cubi di terreno, ma hanno fatto 7 metri. Questo è il punto, quindi è una delle caratteristiche, diciamo, di pericolosità da tenere conto. È un vero problema per la geologia, trovare lo sappiamo, ma mettere in evidenza tutte queste particolarità, perché spesso sono obliterate dalla vegetazione, uno magari nemmeno lo sa che in un canalone una faccia di un versante sembra dritta, ma invece magari c'è un canalone che è stato riempito, è diventato tutto a verde perché la vegetazione si muove. Poi dopodiché, però, diciamo, sempre un corpo che è appeso su un versante di sopra dei 35 gradi,
al di sopra dei 35 gradi, un terreno che è pieno d'acqua non regge nemmeno 10 gradi, quindi si muove e viene giù velocissimamente e spazza via tutto. Come sistema, no? L'ultimo sistema, diciamo, quello che sta andando molto, perché economicamente è più vantaggioso, c'è anche quello dei radi armati, che si usano delle vegetazioni, non le terre armate, i radi armati sono proprio radi, massimo 30 cm, però hanno una freccia di radici enormi, lunga 2-3 metri, che si impiantano nel sottosuolo, se ne ricordano le tensioni, tirano l'acqua da sterrena con una molta facilità, è un sistema che da pochi anni sta funzionando. Sì, non so, appunto, per le ferrovie dello Stato, quando un po' Ha bisogno di manutenzione per almeno un paio d'anni, per questo invece dopo 2-3 mesi già attivo, già funziona. Avete delle slide? Questo è posso fornire qualche opuscolo se ci lascia la mail, magari sei interessato. Sì. Allora, l'ultima parte quindi la farò io e sarà praticamente la parte più, diciamo, dove noi andremo a valutare come redige una relazione dal punto di vista idraulico e idrogeologico. Sarà una parte che si concentrerà un po' più su formule idrauliche e in alcuni punti si aggancerà a quello che già abbiamo visto con gli altri relatori. In particolare, quindi, partiamo subito con la normativa. Già abbiamo parlato di piano straccio per l'autorità di bacino. Questa è praticamente l'immagine che ci troviamo andando sul sito dell'ADB e possiamo trovare tutta la normativa che abbiamo già indicato in precedenza. Quali sono le disposizioni generali? Anche questo è stato già detto dall'avvocato prima e dall'ingegnere. All'interno la normativa va a individuare le aree a rischio idrogeologico, quindi comprende una zonizzazione di tutta l'area, ogni area praticamente è suddivisa in rischio alto, rischio, cioè rischio elevato, molto elevato, moderato e basso. Quindi noi poi quando andremo avanti vedremo le carte, come c'è un po' se ne è vista una, e andremo a vedere i colori differenti in pratica per ogni area. E poi individua le tipologie di intervento, quindi ammissibili per ogni zona, e contemporaneamente quindi dà delle priorità di intervento e programma di interventi che si devono effettuare per la mitigazione del rischio. Queste sono alcune definizioni importanti che sempre la normativa riporta: la definizione di rischio idrogeologico, che è l'entità del danno atteso in una data area, questo si riconduce a quello che ha detto il dottor Del Pizzo, le definizioni di pericolosità idrogeologica e pericolosità relativa. Non mi soffermo perché sulla formula è stato più che preciso il dottor Del Pizzo. Comunque la formula è questa qui, quella che abbiamo visto già là. Ovviamente il rischio qua, la pericolosità, che altro non è che una probabilità di accadimento del danno per il danno stesso. Questa è un po' la stessa formula che ci troviamo anche in altre discipline ingegneristiche o anche sulla sicurezza sul lavoro, quindi non è altro che una matrice del rischio in pratica. Come è composto questo piano? Il piano è composto da una relazione generale, una relazione idraulica, una relazione idrologica, una relazione geologica, una serie di norme di attuazione, un quaderno delle opere tipo, dove magari ci stanno anche gli interventi che ha proposto il dottor Bagno prima, e poi ci sta tutta una cartografia tematica in scala 1 a 5.000, e quindi, come già detto in precedenza, carte della pericolosità e del rischio, sia per quanto riguarda il rischio frana e la pericolosità da frana, sia per quanto riguarda il rischio idraulico e pericolosità idraulica.
Andiamo a vedere un attimo un po' più dettagliatamente quali sono gli interventi che si possono effettuare in funzione della, della zona. Qualunque sia comunque la zona in, esame, si possono effettuare tutti gli interventi che non comportano un aumento del rischio della zona stessa e tutti gli, interventi che riducono praticamente il rischio stesso. Per quanto riguarda quindi gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, questi sono tutti gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio, gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico. Quindi queste sono le due definizioni riportate dalla norma. Per quanto riguarda invece il rischio idraulico molto elevato, sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività ovviamente riportate all'interno della normativa, e questi sono interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento del carico insediativo, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio, di installazione di impianti tecnologici, di mutamenti di destinazione d'uso, l'adeguamento degli edifici esistenti alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, l'utilizzo del recupero di sottotetti a condizione che non ci sia anche qui un aumento di carico insediativo. Per quanto riguarda invece le infrastrutture di interesse pubblico, sono ammessi gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di infrastrutture, la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali, gli interventi di ristrutturazione e consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria, gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque, smaltimento di rifiuti, eccetera, nonché interventi di edilizia cimiteriale, realizzazione di sottoservizi a rete per quanto riguarda i tracciati statali e l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali. Quindi questo è tutto quello che si può fare per le zone a rischio molto elevato, quelle che si dicono in genere zone rosse per il colore che sta praticamente sulla cartografia tematica. Per quanto riguarda il rischio idraulico elevato, ovviamente sono consentiti tutti gli interventi che sono consentiti anche per il rischio idraulico molto elevato, sono praticamente simili, mentre per quelli a rischio medio e moderato sono consentiti per pericolosità idraulica P2 anche nuovi interventi edilizi, mentre nel caso di pericolosità idraulica moderata anche i volumi interrati. Quindi questa non è altro una panoramica generale di quello che è possibile realizzare. Analogamente per il rischio idraulico abbiamo il rischio frana, quindi anche per il rischio frana la cartografia ci va a suddividere praticamente quattro zone, sempre nello stesso modo: molto elevato, elevato, medio e moderato, e gli interventi realizzabili per il rischio frana ovviamente molto elevato sono tutti quelli che è possibile realizzare per il rischio idraulico molto elevato e così via per il rischio frana moderato e medio. Quindi non sto a rileggerli perché praticamente sono uguali. Quindi rischio elevato, rischio medio e moderato. Poi abbiamo ovviamente le altre case, sono quelle di pericolosità idraulica e pericolosità da frana. Per la pericolosità idraulica la normativa suddivide il tutto in tre zone, quindi zona pericolosità bassa, media e elevata, mentre per quanto riguarda il rischio da frana le zone sono sempre quattro, quindi pericolosità bassa, moderata, elevata e lunga. Perché le fasce fluviali sono tre, come ci ricorda il geologo. Quindi quando noi vogliamo fare uno studio di compatibilità idraulica, di compatibilità idrogeologica, che ovviamente ci va ad indicare poi alla fine qual è la portata di acqua che si avrà per un determinato periodo di ritorno o ovviamente il volume di frana, la prima cosa ovviamente è quella di andare a capire, come vedremo anche nelle prossime slide, in quale zona idraulica o diciamo da frana andiamo a ricadere. Ovviamente è possibile che
ci sia solamente un rischio idraulico elevato o viceversa. Quindi la prima cosa da fare è quella di andare a individuare la zona in esame e andare a individuare l'asta o le aste principali, dalle alvei naturali o artificiali che appunto confluiscono in questa zona. Ovviamente noi mettiamo che cosa dobbiamo fare, vista qual è l'asta principale, noi dobbiamo andare a valutare l'area di interesse per quanto riguarda eventuali movimenti franosi o movimenti ovviamente idraulici. Per individuare queste, diciamo, quest'area attorno a, diciamo, a quest'asta principale andiamo a individuare qual è il bacino idrografico. Il bacino idrografico non è altro che un diciamo, delimitato da una linea spartiacque che passa per tutti i punti più alti del territorio, in modo che tutto quello che si muove all'interno del bacino stesso va a confluire nel punto di chiusura del bacino in corrispondenza della nostra zona. Quindi tutto parte da questa immagine qua, la linea spartiacque che ci va a dividere quello che ci serve, la porzione di territorio che ci serve da quello che non ci serve, ovviamente sezione di chiusura dove noi andremo a valutare la portata Q in quella sezione e ovviamente l'eventuale presenza di sottobacini. Di principale interesse anche, sono anche le carte geologiche, anche perché noi nel momento in cui andremo ad applicare i modelli di trasformazione di afflussi meteorici in deflussi superficiali che vedremo in seguito, la prima cosa da fare è quella di andare a individuare le zone più o meno permeabili, perché nel caso in cui ovviamente c'è una precipitazione meteorica molto forte è importante capire quanta acqua viene assorbita dal terreno e quanta acqua invece detto semplicemente cammina sulla nostra zona, quindi corriva, poi vedremo il tempo di corrivazione nelle formule successive. Insieme a queste carte qua, ovviamente le carte già dette, quelle di pericolosità idraulica e di rischio idraulico, la normativa ovviamente ci individua tutte le zone con colori differenti. Questa è quella là del rischio idraulico che dicevamo precedentemente. La parte del cerchio tratteggiato in rosso sono le zone con particolari proprietà di allagamento, quindi fate attenzione anche a queste zone. Ovviamente con la sua leggenda, la carta di pericolosità e di rischio frana, quindi questa qua rossa quindi significa pericolosità elevata, rischio frana non a caso rosso, quindi siamo in una zona rosso che è molto elevato, arancio che è praticamente elevato, con la sua leggenda. Allora, noi la cosa che dobbiamo fare dal punto di vista idraulico è quella di andare a calcolare la nostra portata di pina. La portata di pina è strettamente collegata al periodo di T, periodo di ritorno T, ossia il periodo di cui noi ci aspettiamo che un determinato evento di una determinata entità si ripeta sul nostro territorio. Ovviamente questa portata Q che andiamo a calcolare è data da una portata media MQ che calcoliamo poi con le formule, con i modelli di trasformazione di afflussi in deflussi e da un coefficiente di crescita T strettamente collegato al periodo T che abbiamo visto in precedenza. Questo campo con T esce fuori da dei modelli diciamo, statistici che appunto ci individuano statisticamente in funzione del periodo T il crescere del K in funzione del periodo di ritorno T. Le formule sono queste qua, la T si calcola in questo modo e quindi la T dipende dal K con T, formula inversa, K con T è funzione solo ed esclusivamente del periodo T. E quindi all'aumentare degli anni aumenta questo coefficiente di crescita K con T. Messo quindi questo coefficiente da parte, andiamo ora a vedere come si calcola questa portata media. Appunto abbiamo detto dei modelli di trasformazione degli afflussi in deflussi. In particolare questa portata Q segue una certa legge, un certo andamento nel tempo, quindi questo è come aumenta la portata Q nel tempo, questo si chiama idrogramma di pena dagli studi idraulici. I modelli principali in nomenclatura sono il metodo cinematico della coltivazione, il metodo del serbatoio lineare, il metodo nazionale, il metodo di nascita e il metodo dell'analisi regionale. Forse questo è il metodo del BAPI, qualcuno l'ha già sentito nominare in Campania, anche se non è strettamente collegato alla Campania. Il metodo cinematico della coltivazione, che è uno ovviamente dei più importanti, nasce sulla base di quattro ipotesi semplificative. Questo
va a calcolare il tempo di coltivazione, ossia il tempo che impiega una particella di acqua a raggiungere la nostra sezione di chiusura del bacino una volta caduta sul territorio stesso. Una volta sì. E quindi quando comincia ad assorbirsi, sì. Il tempo di coltivazione, il tempo che ci vuole per riempirsi d'acqua e quindi permettere a una singola goccia d'acqua piovuta di corrugare verso il punto di chiusura del bacino. E quindi diciamo, le ipotesi semplificative sono: la formazione delle piene dovuta unicamente al fenomeno di trasferimento di massa liquida, ogni goccia d'acqua si muove sulla superficie seguendo un percorso immutabile che dipende solo dal punto di caduta, la velocità di ogni singola goccia non è influenzata dalle altre gocce e la portata della alla sezione di chiusura è ottenuta come somma di tutte le portate elementari provenienti da ogni punto del bacino stesso. A questa ipotesi si va ad aggiungere un'altra ipotesi semplificativa, che è l'ipotesi di Vivarelli, nel quale le isocorrive, cioè le linee che uniscono i punti con gli stessi tempi di coltivazione, coincidono con i punti di ugual curva, quindi con le curve di livello. In questo modo è possibile andare a tracciare una curva area-tempi ed è possibile quindi andare a calcolare il tempo di coltivazione totale con questa forma, che ciò sia il tempo, diciamo, dipende solo ed esclusivamente dalla superficie S, dalla lunghezza dell'asta principale e dalla quota media del bacino stesso. Quindi, queste sono le cose che ci ho detto. Quindi noi, conoscendo il tempo di coltivazione totale, che è quello della particella più lontana, attraverso una semplice correlazione è possibile calcolare il tempo di percorrenza di ogni particella. In questo modo l'ideogramma di Pina diventa un ideogramma triangolare, quindi noi possiamo tranquillamente calcolare la portata Q in funzione del coefficiente di afflusso che dipende a sua volta dalle aree permeabili e dalle aree impermeabili, dalla superficie S e dalla portata dell'evento meteorologico che funziona dell'intensità e dell'area. Gli altri metodi, che un cenno anche sugli altri metodi, il metodo osservatorio lineare, che schematizza il bacino come un unico serbatoio nel quale entra una certa portata P e fuoriesce una certa portata Q da una certa luce, quindi questa qui è praticamente la formula. Il metodo di Nashi, che invece questa volta non è un solo serbatoio, ma sono più serbatoi lineari posti in serie, e poi il metodo razionale, ok, dove la formula è praticamente questa che vediamo in figura, dipende sempre ovviamente dall'intensità di pioggia, che è sempre il parametro, uno dei parametri principali per quanto riguarda il calcolo di questa portata Q. Infine abbiamo questo metodo regionale, non so perché il computer si è bloccato, okay. Questo è ovviamente il metodo del VAPI, VAPI sta per valutazione delle piene. Che cosa fa questo VAPI? Alcune regioni, tra cui la nostra Campania, attraverso diciamo, delle stazioni pluviometriche va praticamente a calcolare dei parametri attraverso i quali è possibile andare a calcolare l'intensità di pioggia. Il VAPI va a dividere l'area della Campania in 6 aree omogenee dove valgono praticamente gli stessi parametri, e noi quindi da questi parametri possiamo andare a calcolare l'intensità e quindi a sua volta la portata Q. A questo punto, calcolata questa portata, che cosa facciamo? Ovviamente a noi ci serve sia per fare delle verifiche idrauliche, quindi solitamente si fanno con periodi T pari a 10, 100 e 300 anni, e quindi soprattutto per andare a verificare che la portata calcolata sia comunque inferiore a quella che la sezione dell'alveo può praticamente trattenere, altrimenti ci sono delle esondazioni. E poi per esempio è possibile andare a calcolare anche la velocità della corrente in modo da andare a capire se ci sono fenomeni di esempio di erosione di materiali solidi, e quindi intervenire con alcuni interventi di mitigazione del rischio. Qualche intervento poi verrà visto anche nell'ultima parte delle slide. Quindi esempio, noi andiamo a confrontare la nostra portata Q calcolata con i metodi che abbiamo visto in precedenza con la portata che per esempio il canale di sezione rettangolare può assorbire, quindi attraverso questa formula di Gauss-Strigler per esempio,
oppure e quindi se abbiamo dei fenomeni per esempio di esondazione possiamo andare ovviamente a intervenire e poi oppure andiamo come già detto a calcolare la velocità della corrente e sapendo quindi la dimensione dei cluster attraverso questo diagramma possiamo andare a vedere se per esempio se no, ci sono fenomeni di erosione. In questo caso possiamo per esempio intervenire mettendo delle briglie e quindi diciamo modificando la pendenza del fondale oppure attraverso degli interventi di ingegneria naturalistica. L'altra portata nel caso cioè l'altro volume che ci interessa nel caso in cui stiamo ovviamente al rischio frana elevato è quello della stima del massimo volume mobilizzante. O qui probabilmente ne sanno più loro che io. Ho riportato comunque, cioè, no, togliamo il probabilmente, sicuramente ne sanno più loro che io. Però ho riportato comunque qualche formula semplificativa dove semplicemente il volume mobilizzante è in funzione dell'area del bacino considerato. E quindi gli interventi che solitamente si vanno a fare sono quelli di mettere una vasca diciamo, nel punto più basso e andare a fare per esempio andare a fare un canale artificiale capace di convogliare questi volumi e di portarli in vasca, così come dicevano anche i colleghi di prima. E quindi nell'ultima parte solamente l'alveo naturale diventa artificiale per poi confluire tutto in questa vasca. E poi solitamente si mettono delle briglie nei punti in cui c'è troppa energia e quindi per diminuire anche i fenomeni di erosione e quant'altro. Questa è praticamente una sezione della vasca, ma l'ho semplicemente riportata in questo modo. E questi sono alcuni interventi diciamo, per quanto riguarda le colate di fango, quindi gli interventi si dividono in strutturali intensivi e in strutturali estensivi. Qui ce ne sono alcune, tra cui anche le briglie, non va bene? No, per la porta c'è, perché ci sono, ti ripeto, ci sono delle situazioni che puoi... Sì, poi va studiata la situazione. Che puoi mettere tutte le armature... Sì, questo è sicuro. Non riesci a come ci possono essere delle situazioni in cui il volume mobilizzante è talmente ampio che anche una vasca non potrebbe farcela, quindi forse per periodi di ritorno eccessivi il volume è talmente grande che per caratteristiche del territorio poi non è possibile andare a mettere una vasca tale che diventi tutto il volume mobilizzante calcolato in precedenza. Quindi comunque la situazione va calcolata e studiata ovviamente per ogni singolo caso. E poi questi sono altri interventi per quanto riguarda anche questi qua di stabilizzazione e di protezione, tra cui anche le barriere paramassiche, e poi da un punto di vista di impatto ambientale a volte sono anche degli interventi molto pesanti e invasivi, quindi non sempre sono preferiti, però ovviamente come dicevamo prima la situazione è da studiare caso per caso. Vabbè, allora il mio intervento è finito, penso che sia finito anche il seminario. E quindi se c'è qualche domanda a cui possiamo rispondere, siamo lieti di rispondere. Grazie a tutti.